Italia 2015 Special Edition, altro stand, altra novità da presentare, altro volto nuovo qui dinanzi ai microfoni di Vennin TV e dinanzi alle telecamere naturalmente della nostra emittente. Simone Radice, buongiorno. Buongiorno a voi. Simone, tu sei il direttore commerciale della Alturas, la software house che ha lanciato Mofas, il software di nuova generazione per il vending, di cui ci parlerai tra poco. A te il microfono per salutare gli amici di Vending TV e fare una tua presentazione e della casa Alturas. Buongiorno, piacere a tutti quanti. Io sono Radice, sono il responsabile commerciale di Alturas. Alturas è un'azienda informatica, l'ultima arrivata nel settore del vending, ma con più di 20 anni di esperienza nel settore informatico. Ha maturato molte esperienze nel settore informatico lavorando con aziende di primaria importanza come Air Liquide, con Gruppo Gabrielli, per la quale abbiamo gestito sia processi produttivi che processi di manutenzione industriale che gestione documentale workflow. E da 3 anni abbiamo iniziato in maniera estremamente mirata e attenta a seguire e sviluppare prodotti per il settore del vending. Ecco, intanto diciamo com'è nata l'idea di creare uno strumento, un tool per la distribuzione automatica. In realtà è nata come idea di creare uno strumento per poter lavorare in mobilità, soprattutto nel settore della vendita, della consegna dei rifornimenti e della consegna o raccolta ordini in mobilità, attraverso l'utilizzo di dispositivi mobile. Abbiamo sviluppato un tool che si chiama Lancer Mobile, che consente di poter portare le operatività nell'azienda su oggetti come gli smartphone. Smartphone che abbiamo notato sono sul braccio di ognuno degli operatori, tuoi colleghi o collaboratori che sono qui attorniati dai potenziali clienti che richiedono informazioni. Come mai? Che cos'è questo strumento che hai sul braccio? Questo strumento è un strumento smartphone industriale, non facciamo pubblicità, ma si trova in qualsiasi negozio di elettronica e anche le maggiori catene, sul quale abbiamo inserito la nostra applicazione che consente di poter gestire in tempo reale, in maniera continuativa, qualsiasi tipo di operatività di vending, sia carico distributori che carico di macchine di piccole dimensioni, office coffee system, quindi fare tentata vendita, gestire in tempo reale la geolocalizzazione degli operatori e conoscere step by step tutto il giorno ogni singola attività di movimentazione tra il furgone e distributore, movimentazione tra furgoni e clienti finali. Mi verrebbe da dire addirittura? Addirittura. Abbiamo anche la possibilità per di più di poter gestire la route, cioè quindi il percorso di ogni singolo operatore e poter esplodere sullo smartphone e quindi su strumenti come Google Map l'elenco dei clienti da visitare, aprendo uno per uno il cliente e portando grazie al navigatore satellitare l'operatore direttamente davanti all'ingresso della sede del proprio cliente. Tutto questo semplicemente attraverso uno smartphone di qualunque tipo? Non di qualunque tipo, smartphone per il momento con tecnologia Android. Prossimamente stiamo valutando anche l'ipotesi di fare il salto verso iOS, quindi Android, quindi verso Apple e verso BlackBerry, che sembra essere uno strumento di lavoro, un sistema operativo mobile di grande interesse e molto simile al mondo Android. Simone, io sono un piccolo gestore, facciamo il solito gioco che faccio un po' con tutti i clienti. Convincimi in 300 secondi ad acquistare il prodotto Mofas perché per me, ecco, dovrebbe essere indispensabile, non potrei farne a meno. Io purtroppo sono di un'idea esattamente opposta, nel senso che io preferisco far vedere quello che sono i benefici del sistema e poi al gestore che deve essere convinto che quello che gli sto presentando è ciò che serve per lui. Però di base, se io fossi un gestore, non lo sono, però posso fare uno sforzo di immaginazione, credo che mi appoggerei su una vecchia massima che è quella dell'ingegneria che dice che nulla può essere migliorato se non è prima misurato. La misurazione di un qualcosa permette la comprensione e quindi capire dove si sta sbagliando e non esiste nulla di meglio che uno strumento che permette di misurare in tempo reale, minuto per minuto, l'operatività di una produzione come quella che è la
gestione del vending, per riuscire a comprendere in maniera precisa come fare per migliorare. E migliorare significa maggiori profitti, significa maggiore servizio ai propri clienti, ottenimento di obiettivi anche nella sfera dell'immagine che si ha nei confronti del proprio cliente e soprattutto riduzione di costi. Parliamo proprio di costi. Ripeto la domanda di prima, ma proprio per fare una provocazione. Io sono un piccolo gestore e dico, ok, anche e soprattutto in concomitanza dell'evento 1 gennaio 2017 in cui cambierà qualcosa per la rilevazione dei dati e la trasmissione degli stessi all'Agenzia delle Entrate, convincimi. Per quale motivo dovrei andare ad acquistare proprio il vostro prodotto? Quali sono i costi? Vabbè, io sono un commerciale, quindi tirerò sicuramente l'acqua al mio mulino, però di base i costi sono stati settati in maniera tale da essere sempre proporzionati all'efficacia. Inoltre, utilizzando strumenti di diffusione industriale, abbiamo liberato il cliente dal vincolo di acquistare da noi strumenti costosi, a volte anche un pochino antiquati e sicuramente meno potenti degli strumenti commerciali. Che questo nel frattempo costa un decimo rispetto a quello che può essere uno strumento industriale certamente molto robusto, molto completo, ma forse meno flessibile. Sì, molto completo, meno flessibile, robusto, sì, anche quello, anche se poi dopo con alcuni piccoli accorgimenti come l'utilizzo di custodie industriali che vengono sviluppate, per esempio dalla WAG, faccio un piccolo di pubblicità, che certificano impatti da 1,60 m, anche uno strumento come uno smartphone viene reso in grado di essere messo in mano agli operatori. Anche se poi ho anche una mia idea personale, che tutti gli operatori secondo me già hanno in tasca uno smartphone e quindi hanno un'attenzione nei confronti dello strumento diversa rispetto che a vecchi strumenti rugged. Simone, mi viene a dire come sei tecnologico, hai smartphone dappertutto. Sì, perché ce li regalano visto che noi produciamo nel settore. Naturalmente, era una provocazione anche questa per capire in realtà qual è l'utilizzo di due diversi smartphone, uno poggiato qui vicino alla cintola e l'altro sul braccio. Allora, questo qui è uno smartphone di piccole dimensioni che ha caratteristiche di potenza, commisurato a un'ottima fascia di prezzo. Poi, ripeto, non voglio fare troppa pubblicità, ma sicuramente lo conoscerete. Questo qui è uno strumento invece più votato ad aziende che devono fare anche raccolta di informazioni come possono essere firme grafometriche. La scelta dello strumento secondo me deve essere sempre proporzionato a quello che è l'obiettivo dell'azienda. Un'azienda che fa OCS non può permettersi di avere piccoli schermi e fare fatture in spazi molto piccoli, ha bisogno di strumenti un pochino più grossi. Chi fa invece vending può permettersi di utilizzare lettori di codice barre connessi in Bluetooth allo smartphone e operare quasi esclusivamente sparando col codice barre. Quindi bisogna riuscire a comprendere prima di tutto qual è l'obiettivo operativo dello strumento e in base all'obiettivo scegliere lo strumento che ha un equilibrio tra costo e benefici più corretto. Obiettivi. La vostra società è già consolidata in altri settori, la divisione vending con il prodotto Mofas è, possiamo dirlo, abbastanza giovane. Sì, direi che ha 6 anni di esperienza di sviluppo, 3 anni di esperienza commerciale diretta, nel senso che le prime vendite sul mercato del vending in maniera diciamo sistematica sono avvenute nel 2012. Dal 2012 a oggi siamo già arrivati a conquistare quasi il 5% del mercato italiano del vending. Non è poco. Non è poco, è un obiettivo minimo raggiunto, abbiamo obiettivi ben più ambiziosi, anche perché una delle nostre più importanti peculiarità che consideriamo il rapporto con il cliente forse la nostra migliore risorsa. Nelle nostre presentazioni noi inseriamo sempre che le caratteristiche per ottenere prodotti corretti, strumenti corretti per un'azienda non è solo esclusivamente avere la tecnologia, ma avere l'esperienza, ricerca e sviluppo per poter permettere di avere continue evoluzioni nello strumento e soprattutto ascolto, perché le buone idee normalmente non stanno nella testa degli sviluppatori ma nella testa dei clienti che utilizzano gli strumenti. Ecco, lui ha detto una cosa che non solo è interessantissima, ma è tra quelle che in molti proprio non riescono ad applicare. L'ascolto da parte del fornitore di servizi che deve riuscire a soddisfare le esigenze del proprio cliente e che nel frattempo molto difficilmente accade. Assolutamente sì, io addirittura non amo tantissimo la parola fornitore, nel senso che il
rapporto che noi cerchiamo di instaurare con il cliente è più simbiotico. Anche partnership molto abusata, cioè partnership consulenti, sono tutte parole molto, molto usate. A me piace il concetto simbiotico. Loro danno a noi delle cose che noi trasformiamo in software e questo software permette a loro di lavorare meglio e a noi di essere più competitivi sul mercato. Quindi in realtà sono forse probabilmente la nostra più importante risorsa, i clienti. E la loro esperienza è il motore messo assieme alla nostra capacità tecnologica per poter fare quello che noi oggi abbiamo impostato come processo di evoluzione continua. Noi abbiamo un obiettivo, l'obiettivo è quello di non fermarci, capitalizzare una tecnologia e renderla statica per i prossimi 20 anni e sfruttarla al massimo, ma quello di continuare a essere propositori di innovazione. L'innovazione fa paura, perché molte volte succede, c'è una frase molto bella di Maynard che dice che il problema non è credere nelle nuove idee, ma abbandonare le vecchie. Però, fatta con granus salis e con esperienza, può portare a migliorare, essere più competitivi, più performanti, risparmiare. Risparmiare è l'obiettivo naturalmente dei gestori che ti stanno ascoltando, risparmiare tempo, risparmiare denaro, risparmiare procedure, tutto con un fine ben preciso, avere uno strumento affidabile, tecnologicamente all'avanguardia e in linea con quelle che sono le esigenze del mercato. Simone, quali sono gli obiettivi per il futuro? Allora, a livello tecnologico il nostro prossimo passo, l'abbiamo presentato proprio in questo periodo al Venditalia, è quello di riuscire a far sì che il nostro sistema dialoghi con i distributori non solo con strumenti telemetrici ma in maniera diretta, peer to peer, e quindi deve essere il distributore che dice all'operatore che cosa manca, e questo non deve essere fatto distributore per distributore, tramite una rete wifi sviluppata in collaborazione con Comestero è possibile mettere in connessione tutti i distributori all'interno di una locazione, di un building, e arrivati in zona detection, quindi di rilevamento della wifi da parte dell'operatore, sapere già per tutto il palazzo quali sono i fabbisogni dei distributori. Questo è il nostro obiettivo prossimo, è riuscire a metterlo in piedi in maniera concreta, in maniera solida, perché questo significa risparmiare tantissimo tempo e riuscire anche a velocizzare moltissimo le procedure di carico. Allora, per non farglielo ripetere, tornate indietro con il filmato di un minuto, ascoltate quello che ha detto, perché ciò che ha detto è il futuro. Simone, grazie. Noi avremo modo in futuro di parlare ulteriormente di voi, del vostro prodotto, della vostra azienda e di tutte i piccoli passi che consentiranno a questo strumento di crescere ed essere sempre più flessibile e in linea con le esigenze delle gestioni, piccole, piccolissime, grandi o grandissime che siano. Saluta anche tu gli amici di VendingTV.it. Grazie mille, grazie per l'ascolto e vi saluto, a presto. Grazie, grazie Simone. Amici, allora noi continuiamo a fare il nostro giro itinerante, cerchiamo di scoprire altre novità qui a Venditalia 2015 in questa special edition che ormai posso dire non è più nemmeno tanto limitata vista la grande affluenza di pubblico e soprattutto le tantissime novità presentate. Se volete ritornate indietro di qualche minuto e riascoltate tutto quello che Simone Radice, direttore commerciale della Alturas, è riuscito a dire, perché riuscirete a cogliere, ne sono certo, una serie di spunti interessanti per poter contattare la loro azienda e chiedere maggiori informazioni. Grazie Simone, amici, noi continuiamo, non andate via.